Ciao a tutti ragazzi, sono Luke, sono nel server di Minecombat. Questa è la mia fazione, il mio castello che sto costruendo piano piano. Anche perché ormai sapete che non ho tempo per giocarci, ma mi sto occupando del server per far giocare voi. Spero di finirlo più presto, perché anch'io ho voglia di giocare come fate voi. Allora, come vedete non sono in creative. Ho un'armatura del cavolo, che l'ho trovata in giro. Tre spade, e che dirvi? Devo andare allo spawn perché come vedete sto morendo di fame. Per cui devo andare allo shop ad acquistare qualcosa da mangiare. Ragazzi, per quanto riguarda il server, guardate il lag. Però se vedete io non laggo, ma vedo gli altri laggare. E così succede a voi. Questo perché il lag è il server che lagga e non noi. Non è la nostra connessione. Infatti facendo slash lag, vedete che il server va a 1.3 TPS. Per cui uno schifo. Infatti ne stiamo acquistando un altro di server, abbandoniamo questo, un altro un pochino più potente, perché abbiamo preso una specie di inculata con questo server. Non c'entra niente Games Portal, perché lui ha fatto solo da tramite, non è suo il server, non è lui l'host, per cui stiamo già provvedendo a cambiarlo, per cui entro questa settimana, entro questi giorni, tra oggi e domani, avremo il nuovo server, spero senza questi problemi di lag. Allora, siamo nello shop, per cui devo cercare il cibo. Armature, armi, cibo e piante. Andiamo di qua. Zitto, che ti chiudo nell'armadio. Allora, cibo e piante. Ah, poi per tutti quelli che dicono pensa a tuo figlio che piange quando giochi. Ragazzi, saranno cazzi miei. Non ve ne deve fottere un cazzo a voi. E basta, non dico più niente, va che è meglio. Allora, dove cavolo è il cibo? Forse l'ho trovato, qua. Oh, eccolo qua. Allora, bistecca di maiale, vabbè, pollo va benissimo, ne compriamo con il tasto destro. 3, 4, 5. Quante ne compriamo? Boh. 10. A posto, ho speso 100 euro. Cos'è che volete? Allora, devo mangiare subito una bistecca. Allora, cosa facciamo adesso? Facciamo una bella cosa. Facciamo una bella cosa. Usciamo dalla zona spawn. Perché? Perché voglio attaccare qualcuno. Voglio uccidere qualcuno. Poi magari muoio io e faccio la figura di merda. Ok, sono arrivato qua ragazzi per farvi vedere una bella cosa, tutte queste belle costruzioni, guardate che belle che sono. Dai, non potete dire che sono brutte, sono stupende. Qua tutte queste ceste è la zona degli sfollati, tutte ceste private di gente senza casa, senza un tetto, poverini. Ragazzi, guardate che belle costruzioni, guardate veramente, sono stupende, anzi stupende dire poco. Questa è gente che non ha un cazzo da fare dentro il server, allora si mette a fare le torri, perché poi credono che arrivando in cima possono buttare lava e acqua, visto che sono disabilitate. Poi mi stanno continuando. Poi mi stanno picchiando. Mi stanno continuando a dire, Luca, abiliti almeno l'acqua perché vogliamo fare gli orti. No, ragazzi, no, perché a me per il culo non mi prendete. Perché voi con la scusa degli orti poi vorreste fare le torri d'acqua. Guardate qua. Questo secondo loro è un orto. Vedete? Loro l'acqua la usano per gli orti, avete capito? Ma io l'acqua non ve l'abilito, perché non ho voglia di passare tutto il giorno a togliere le torri d'acqua, torri di lava, perché ho un casino di cose da fare per i cazzi miei. Per cui mi dispiace e vi do la risposta. Bene, detto questo, ragazzi, ora passiamo a un vero attacco, vero e proprio. È tutto indiamantato questo però.
Ok ragazzi, eccoci qua. Come avete visto sono morto prima per colpa di uno che aveva una spada, non so che spada era, ma oltre a incendiarmi mi spostava di un bel po' di blocchi, per cui io sono molto svantaggiato contro di tutti, perché occupandomi del server non ho tempo di andare in giro a rubare o a prendere cose più potenti. Parlo un po' a bassa voce perché è un po' movimentato qui, c'è un bel po' di gente, poi vedete alle mie spalle ce ne sono due che mi guardano e ascoltano quello che dico. Per cui ragazzi, direi che ci riprovo. Mi mangio una bistecca. Sì, mangio una bistecca. Non ne ho più bistecche. Porca di quella trota, non c'ho manco bistecche. Vabbè, ragazzi, vado allo shop a comprarle, arrivo subito. Ok, sono tornato e direi che si può partire. Per cui facciamo finta di niente. Siamo ancora qui nella tana degli sfollati e cerchiamo qualcuno con cui poter combattere. Sono caduto giù come un pirla. Vediamo un po' chi c'è. Devo cercarne uno un po' meno potente. Ecco lì un pollo. C'è un pollo. C'è una. Guardate che si nasconde pure lui. Giochiamo a nascondino. Ne ho uno dietro. Porca trota. È quello di prima, è quello di prima. Deve crepare, deve crepare. Ok, saranno potenti. Sono tutte cose normali. Basta ragazzi. Questa missione è fallita. Per cui cercherò di potenziarmi anch'io, sperando che finisco questi lavori nel server da poter giocare tranquillamente. Per cui la missione è fallita. Non ho ucciso nessuno, a parte uno qua fuori prima. Ma era senza armatura, senza niente, due colpi ed è morto. Che dire, dopo questa bella figura di merda, da Luke è tutto. Ciao a tutti.